essere venuti qua numerosi. Io sono qui che tengo le fila di questo lavoro a partire dal 2004, perché è un'iniziativa che fu messa in piedi da un nostro ex sindaco lungimirante, Massimo Giordano, e abbiamo portato... Io ho portato avanti questo sogno che condividevamo e che sto perfezionando adesso col sindaco Canelli. Devo dire che è magico vedere come un luogo abbandonato e di dolore, perché è sempre stato carcere, possa trasformarsi invece in qualcosa che accoglie il bello, la gioia e la realtà, di mostre come questa che vogliono parlare non soltanto al tessuto novarese, ma sicuramente al tessuto territoriale. Trovo che sia importante che le piccole città abbiano la possibilità di mettersi in mostra, Firenze, Roma, Torino, ancorché sono state capitali d'Italia tutte e tre, sicuramente non hanno bisogno di tanto clamore. Noi dobbiamo imparare a farci conoscere, e quindi poiché questa era la prima necessità, ho trovato l'unico uomo che poteva essere qua di fianco a me oggi ad inaugurare questa mostra non poteva essere che Vittorio Sgarbi, perché il nostro incontro è avvenuto grazie al lavoro anni fa, quando nel 2005 abbiamo avuto chiaramente tanti alti e bassi, potete immaginare che non è stato un percorso proprio sereno, però devo dire che venne e fece un salì in cattedra con sovrintendenza e con l'architetto Paolo Germani per difendere questo progetto architettonico, e in quel momento ci fu molto utile, per cui credo che era solo lui che poteva essere qui per poter darci aiuto a presentare per la prima volta questa mostra. Cioè, questo castello ci ha fatto incontrare, questo castello ci fa continuare a percorrere la strada insieme, e qui non c'è soltanto un piacere per il suo genio, che indubbiamente è sconfinato, ma c'è anche amicizia, c'è anche senso di riconoscenza infinito, perché so che le stanze segrete di Sgarbi portano in evidenza quelle che sono opere sue personali raccolte negli anni, dove ogni espressione, ogni tratto della pittura dei vari artisti è per lui un'emozione sempre sconfinata, e dove le anime di questi artisti continuano a vivere insieme con la sua mamma, a cui è dedicata la mostra. Per cui finisco, perché giustamente sarà certo lui a raccontarci tutto, ma per me è sinceramente anche un fatto molto molto personale.